Buongiorno ragazzi, oggi andiamo a smontare la nostra vecchia camperizzazione perché andremo a fare una nuova camperizzazione. Questo perché andremo a installare anche il kit con il pannello solare e la batteria, quindi tutto il kit fotovoltaico. Però per fare questo abbiamo bisogno di modificare la nostra camperizzazione. Questa era la vecchia camperizzazione, poi vi metto i link per vedere come l'ho realizzata. E che dire, venite con noi e iniziamo i lavori. Come prima fase andiamo a rimuovere il tavolino, e il cassetto e tutto il supporto. Perfetto, abbiamo rimosso tutto. Ora queste saranno le basi di sostegno, queste andranno tolte e qui sopra andremo a costruire tutto il mobile. Facciamo un po' di prove per vedere come viene tutto. Bene, grosso modo il lavoro dovrebbe venire così. Il lavoro finito dovrebbe venire una cosa del genere. Le misure tornano, in questo modo possiamo mantenere i sedili e nella versione lunga possiamo rimuoverli. Perfetto, abbiamo finito di tagliare tutti i pezzi e ora andiamo ad installare tutto qua dentro. Lì vedete abbiamo già messo la batteria, quella della batteria della Fiam da 100 A. Facciamo una prova per vedere se va tutto bene e così poi dopo potremo proseguire con il lavoro. Perfetto, il letto è montato. Vedete tutto lo spazio che abbiamo a disposizione, questa è la parte dal sotto, qui abbiamo questi assi, qui c'è la batteria, abbiamo l'altro cassettone, qui c'è la batteria dei servizi, qui andremo a montare poi tutto il resto. E poi metteremo delle cerniere in modo tale che questo si chiuderà al libro in questa maniera. In questo modo noi abbiamo la possibilità di chiudere i sedili, levare quelle tavole e avere la macchina con 5 posti. Qui ammonteremo l'inverter e tutti i vari componenti elettronici. E torniamo in questo modo in modalità 5 posti. Vedete, possiamo chiudere. E dietro rimane tutta la camperizzazione montata e ripiegata su se stessa.
Questa è la soluzione finale. Per ora sono tutti appoggiati, quando sono avvitati, ma il lavoro viene in questo modo. Sono tutti fuori, ci passa una mano, posso prendere gli oggetti. Questo è come si presenta dentro la macchina. Vedete anche da questo lato come viene fatto il tutto. Quando invece il letto sarà tutto aperto, verrà fatto in questo modo. Iniziamo il montaggio di tutti i pezzi tra di loro. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. Questa è la situazione. Qui c'è il cassettone che esce fuori, pronto per essere poi inserito dentro. Perfetto, procede tutto a gonfie vele. Il mobiletto pronto, ora va installato dentro la macchina. Per fare questo devo levare alcuni pezzi che poi riassemblerò all'interno. Andiamo a fissare con queste viti il telaio. Perfetto, perfettamente avvitato. Perfetto, l'installazione è finita. Come potete vedere, come avete visto, qui si alza sopra il letto e si apre. Poi si levano queste tavole che si posizionano qua, si tira sul sedile, tira su anche questo ed è tutto chiuso. Lavoro finito. Tac, perfetto. Buongiorno, oggi andiamo a montare tutto l'impianto elettrico. Qui abbiamo già montato il cassone, in mano ho l'inverter che andremo a montare. Lo montiamo qui, si apre. Ho già messo la batteria e qui accanto andremo a montare l'inverter. Messo per dritto sarebbe più bellino, però siccome i cavi stanno da questo lato si mette al contrario. Si mette girato così, il filo ci arriva bene. Lo andiamo a montare. Qui andiamo a mettere il polo negativo perché volevo fare un doppio fondo. Se io faccio passare il filo dentro. Facciamo la prova se si accende. Power on, si è accesa la LED verde. Perfetto, ora andiamo a collegare il controller e poi ci sarà l'adesivo da attaccare. Qui c'è il cavetto, attacchiamo questo, accendiamo il controller, si accende la spia verde e mi dice in questo caso la batteria è circa il 75%. Attacchiamo la spina, perfetto. Letting go of all my heavy load. I waited for the moment to unfold. Nobody's gone. Perfetto, questo l'abbiamo fissato. I fili passano tutti dietro. Faremo un doppio fondo, ma di pochi centimetri, Tanto lo spazio l'abbiamo. Facciamo un doppio fondo così abbiamo tutto in ordine pulito. Ci si monta il regolatore. Stronger than ever, faded, it's not a shade of mine. Perfetto, qui ci mettiamo la scatola dei fusibili, il polo positivo, polo negativo. Ora poi faremo tutti i fori per tutti i fili, così sta tutto nascosto dietro. It's all about to master who we are.
Ora andiamo ad installare il pannello solare flessibile sul tetto. Per ora cerchiamo solo di trovare la giusta posizione. Lo andremo poi ad incollare successivamente. Ora qui abbiamo il cavo che serve a collegare la batteria servizi alla batteria del motore, facendolo però passare da qui. In questo modo, quando il quadro è acceso, le batterie vanno in comunicazione. Quando il quadro è spento, le batterie si staccano e non si scarica la batteria del motore. Dobbiamo passare il filo da questo punto qua. Bene, abbiamo fatto passare il filo, passo lì dentro, con questo coso siamo riusciti a farlo passare. Di qua abbiamo fatto passare i due fili, ottimo, perfetto, abbiamo fatto passare i fili, quello rosso e quello nero, che andranno al polo positivo e al polo negativo della batteria. Qui è dove abbiamo fatto passare i fili, ora poi li facciamo passare sotto alla guarnizione, arriveranno passando sotto al tappetino direttamente qua dietro, dove andremo a collegarli al separatore. Qui, togliendo la guarnizione in gomma, si riesce ad alzare il tappetino e a far passare tutti i fili dietro. Facciamo passare questo cavo sotto, che sbuca di qua, vedete? Basta tirare il filo e questo l'ho fatto passare. Facciamo passare anche il filo rosso qui sotto, così poi lo andremo a riallacciare dall'altro lato. Quindi tiriamo il cavo, perfetto. Perfetto. Ora andiamo a richiudere tutto. Andiamo a richiudere tutto. Di qua il filo passa sempre sotto al tappetino per sbucare qua dietro, quindi andiamo a richiudere tutto per bene. Nel frattempo abbiamo preso anche un nuovo accessorio, che è il pannello dei comandi, vedete che dietro c'è tutti i fili, e abbiamo fatto tutti i fori per inserire tutti gli accessori con i fili che andranno dietro, tutti a scomparsa, e ora rimontiamo tutto. Questo qui è il cavo che arriva dal pannello solare, che andrà a filare esattamente qua dentro. Ora andiamo a far passare i fili sotto al mobile e andiamo sul tetto. Facciamo passare anche il cavo nero, che passerà esattamente sotto. Stendiamo il filo. Perfetto, dobbiamo far passare il cavo, quindi andiamo a smontare il faro. Si svitano queste due viti, una sotto e una sotto. Completamente. Vai. Qui c'è il fermo del faro, qui c'è il foro dove passano i fili. All I know, all I know, all I know, is this is where my heart.
Perfetto, abbiamo iniziato a portare un po' di cavi elettrici, come vedete c'è un bel groviglio, e ora piano piano andiamo a fare tutti gli allacciamenti nella maniera più corretta. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true, no matter where I go, I'm coming home. Siamo quasi pronti, ora andremo a fare il test dei pannelli solari. I cavi qui al Victron sono tutti collegati, mi manca da collegare il cavo della batteria, polo positivo, polo negativo, e i cavi al pannello solare. I cavi del pannello solare sono attaccati. Ora, se noi andiamo ad armare questo, si dovrebbe accendere la spia qui. Vediamo se funziona. Si sono accese le spie, quindi la corrente arriva. Ora stacco un attimo, attacco la batteria, polo positivo attaccato, polo negativo attaccato, questo lampeggia. Ora armiamo. Il Victron è collegato. Ora andiamo a installare l'applicazione per vedere se funziona il Bluetooth. Facciamo partire Victron Energy. Allora, Smart Solar MPPT 100/20. Clicchiamo questo. Collegamento in corso. Richiesta di abbinamento Bluetooth. Abbina. Aggiornamento firmware. Aggiorniamo. Ok, firmware aggiornato, continua. Vedete che qui facciamo l'installazione. Perfetto, siamo entrati e qui vediamo la tensione, la corrente, stato attivo. Ora poi ci studieremo tutti i vari controlli. Qui 9 watt. Ora abbiamo la macchina parcheggiata all'ombra. Qui abbiamo la cronologia, vediamo tutte le impostazioni del pannello solare. Abbiamo tutto lo storico. Insomma, via. Sembrerebbe funzionare tutto. Abbiamo fatto altri collegamenti. Abbiamo collegato il nostro inverter. Ora proviamo ad accendere. Vedete che qui si è accesa la spia. Accendiamo. Si è accesa la luce verde, accendiamo il pannellino, tutto completamente acceso. Poi qui ci andrà il pannello adesivo e poi la 220 accesa. Quindi è tutto perfettamente funzionante. Perfetto, ora abbiamo messo gli ultimi morsetti, tutti i vari collegamenti finali. Ho rimosso già la batteria perché devo un po' sistemare di cose, ma stiamo per chiudere tutto il lavoro. Perfetto, abbiamo attaccato tutti i fili, tutti i cavi attaccati, e con il motore acceso stiamo ricaricando le batterie, quindi funziona anche con l'alternatore. A questo punto stiamo procedendo a installare le luci a LED, una messa lì e un'altra l'abbiamo messa qui. Ora faremo passare i cavi, intanto vediamo che le luci funzionano, fanno una bella luce. E quindi il tutto prende forma sempre in maniera più accurata. È tutto attaccato. Ora, se io accendo l'interruttore da qui, mi segnala la batteria. Qui mi dà il voltaggio. E poi posso accendere i LED da qui. Da questo interruttore qui si accende il LED. Ta, e si accende la luce. Quindi tutto perfettamente funzionante. Vedete le luci a LED molto potenti. Una qui e una là. Ora facciamo passare tutti i cavi, andiamo a ottimizzare tutto e si conclude il lavoro per bene. Vedete tutto acceso con le luci, vedete anche la rete che abbiamo messo sul soffitto, porta oggetti, molto utile. Monteremo altre due luci qui sotto nel portellone, esattamente in questa posizione. Bene, abbiamo collegato un tubo qui e un altro tubo qui. Perfetto, anche le luci sopra sono accese quelle sopra, dentro e fuori. Vedete tutte le luci accese, ora poi sistemiamo per bene tutti i cavi
alla fine abbiamo una bellissima illuminazione. Come potete vedere, tutte le luci sono accese e fa tantissima luce. Guardate qua che impronta a terra. Ed eccoci qua, la macchina è pronta. Abbiamo fatto delle ultime modifiche, tra cui il cassone che si apre. Quindi possiamo andare qui e aprire il cassettone dietro. Vedete come si apre? E dentro abbiamo un vano bagagli, qui abbiamo il tavolino che si tira fuori, poi andremo a mettere la cornice per Benino e qui andremo a fare successivamente un cassettone. Qui abbiamo il cassettone che si apre, qui ci andremo a mettere il fornellino elettrico e ora andiamo a montare il letto. Rimuoviamo questo. E andiamo ad aprire il letto. Perfetto. E ora mettiamo il materasso. Bene, abbiamo fatto il letto, ora andiamo a mettere tutte le pellicole oscuranti sui vetri. Vi metto qua sopra, poi vi metto qua sopra il video su come abbiamo realizzato queste e andiamo a completare tutta la camperizzazione. Per i viaggi più lunghi poi andremo a levare completamente il sedile e sotto al letto metteremo il frigorifero a compressore, la tanica dell'acqua, la doccetta e tutti i bagagli. Abbiamo messo tutti gli oscuranti ai vetri, le luci sono accese. Qui dietro abbiamo il fornellino a gas sulla cucina, della cucina, che esce fuori. Abbiamo il tavolino, vedete che abbiamo tantissimo spazio in questo modo. Qua dietro poi, con il portellone aperto e le luci accese, abbiamo anche un gazebo che montiamo qua dietro. Vi metto qui in sovrimpressione un estratto del video per farvi vedere come è fatto e qui sopra vi metto anche il video sul gazebo con il montaggio e tutto quanto. Abbiamo messo in carica le batterie del drone e anche quelle della Reflex. Qui vedete sempre tutti gli oscuranti all'interno. Quindi siamo pronti. Il video termina qui. Se avete trovato spunti per fare anche una vostra camperizzazione, se il video vi è piaciuto mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella, in questo modo potrete ricevere tutte le notifiche ogni volta che pubblicheremo un video nuovo. Che dire, dalla Dacia è tutto, speriamo di poter partire presto e seguite le nostre avventure. Grazie, ciao!